e lo senti. Se tu non lo senti, sei sordo. Vuoi fare la lezione? Va bene, il partito nasce a Ionia nel 46. Nasce a Ionia nel 46. Battiato è un musicista siciliano, famoso per aver scritto nel 1980 l'album di successo. Vuole la lezione, vuole? Lui non vuole la lezione? Neanche tu? Allora quello che avete visto vi piace? Sì! Voi siete completamente coglioni, pazzi e stronzi, tra l'altro. E stronzi perché non avete la sensibilità per capire la musica. E che cazzo venite qua a fare? Cosa venite a fare? Fate ridere. Ma andatevene, 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 andatevene. Ma perché devo andarvene io? Ma io sono il musicista più bravo che puoi vedere tu in questo momento. Sei un pazzo se mi vieni a criticare, a farmi cosa vuoi criticare? Critichi uno che ti dà qualcosa, ma sei fuori. Ma cosa vuoi criticare? Mamma mia, che banali che siete, che banali. No, ma non tutti, non tutti. Io non dico, non vi sentiate tutti accusati. Quei due o tre stupidi che dicono, io mi rivolgo a loro, non agli altri, ovviamente. Grazie. Non faccio di ogni erba un fascio, distingo le persone. E i discorsi che ho fatto io prima, te li scordi tu, perché sei abituato a gente di merda nella tua vita, che non dirà mai niente di intelligente. Sgarbi, esci da questo corpo, perché tu confondi l'intelligenza con Sgarbi, cioè tu confondi, identifichi la polemica con Sgarbi, l'intelligenza con Sgarbi, tutte le persone che sono contrarie all'idiozia sembrano Sgarbi, e tutte le persone che si fanno il culo per proteggere le cose che adesso voi state guardando, perché Sgarbi fa questo nella vita, ringraziatelo, stupidi, che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Chi è? Chi è? No, chi è? Vediamo il colto, Battiato. Che cazzo vuoi, Battiato? Battiato è morto, non c'è più Battiato. Battiato è morto, ti do una notizia. Cosa hai detto? No, no, voglio capire, ha detto che con me è morto Battiato? Allora la tua ironia è fantastica. Vieni sul palco a cantarlo tu allora, vieni, prego. Dai, ti prego, è meraviglioso. Cioè, tu sei sicuramente brava perché se osi dire che in me Battiato è morto, tu devi venire a cantare adesso. Se tu osi dire questo, sei una presuntuosa. No, ma io non canto per voi perché siete antipatici. Io non canto per gente così, eh. Sia chiaro, avete avuto abbastanza voi adesso. Avete avuto troppo. Perle e porci si chiama questo. No, no, se non se ne vanno quei dementi, io non canto. Ma che vuole, sta già, ridi, ridi, ma ridi, ma vai a casa tua che non te lo meriti lo spettacolo d'arte, non te lo meriti, non lo capisci, non è roba tua, sei molesto, stai venendo a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa, ma fate ridere, ma siete proprio stupidi, siete stupidi, la società è una merda fatta da gente come voi, state zitti, basta, mi avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni, ma sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh, andate a vedere Fedez, vai a fare in culo, frocio di merda, coglione, basta, dai, ciao ragazzi, ciao. No, ti prego, dai. Benissimo, allora, per non fare la parte di quello che dà ragione a lui, io non vado avanti, perché qua siamo tornati indietro, però vi faccio vedere quanto nobile io sono. No, ma lo so, non ho bisogno che me lo diciate voi, è bella questa scena, vero? A me non disturba, sono abituato a cose molto più gravi. L'indignazione ce l'ho io perché siete voi al mondo. Guarda come rizzai la tua faccia da schiaffi, mi ricorda un po', sei tra alto, grasso, e c'è proprio la faccia di uno che ride quando deve prendere gli schiaffi, faccia da schiaffi, scusa. Perché ridi? Non c'è da ridere. Ti fa ridere, vero? Tu ti senti migliore, no? Ridicolo trovi ridicola la scena, vero? Tu da mischiato tra i tanti senti che è ridicolo quello che stai vedendo, poi ridi, giusto? No, ma voi che mi dite smettila, voi che mi diciate smettila, ma siete i direttori artistici, questo è spettacolo, io decido di farlo o non farlo, cioè siete il pubblico, cosa vuoi smettila? Ma che
Ma siete dei bifolchi. Avete pagato, ma non sapete chi sono. Non sapete chi sono. Non sapete assolutamente, cioè andate a casa vostra. State zitti, andatevene, rispettate quello che state vedendo, perché è arte, non la vedrete da un'altra parte. Smettetela. Ma che vuoi tu, che vuoi? Vieni qua, dai, fatti vedere in faccia, fatti vedere, dai, fatti vedere. Lui ha detto, sende coglione, la smetti. No, vieni. A me interessa il motivo per cui io devo smetterla. Questo è lo spettacolo. A me dispiace per chi soffre di questo. Ma per fare cosa? Dirmi di cosa devo... Ma perché? Ma che vuoi tu da me? Sei il direttore artistico. No, ma qua non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Umanamente fate pena. Chi si comporta come te fa pena. Cosa vuoi venire a dirmi? Smettila. Perché? Perché vado a cagare? Perché devo andare a cagare? Perché non ho cantato le canzoni di Battiato, ma ho fatto altri capolavori. Ma tu cosa c'entri con Battiato? Ma te cosa c'entri? Ma è certo che è ovvio che